Diventa leggenda, seconda parte. Uè, 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 uè. Calma, calma. Un attimo, un attimo, un attimo. Vidoc numero 2, ragazzi. Dare forma alla magia. Si parla di magia. Vediamo un po'. This team and Bungie in general is all about collaboration. Testers, designers, effects artists, animation, all these sources of input from Oh, c'hanno everywhere le astro. coming together. And like that was magic for me. Allora, lui è quello che di solito parla delle sottoclassi, delle cose così, quindi sentiremo se secondo me comincerà a fare tipo psh, power, roba così. Queste sono le The final armi. shape. It felt a little like a love letter at times. We really thought about bringing that forward to the weapons, like Kvastov. Kvastov. A me non piace, però. It's the first gun you get. There has to be the narrative bookends of the first gun I got in the game. It's here in the Pale Heart. It's like this old friend returned. How do you make this thing really good and really powerful without making it not what it is? And that was really challenging. What we ended up deciding on is it is about your skill. Oh, it's all in the wrist, a little like it's gonna bounce several times down this line of guys. You're just really good at bouncing this bullet. It's fate almost. This thing's. Ah, quindi che facciamo? Lo guidiamo? In qualche modo il colpo? Perché voi sapete, il costo, il settimo colpo, se non sbaglio, ci hanno detto che rimbalza sui nemici. Dope. Yeah. Can we pepper in the number seven as Oh, well? aspetta, aspetta, aspetta. This thing's dope. Yeah. Can we pepper in the number Ah. seven as many places Questo as è we may? Caruccio. So it bounces seven times. It's got a bunch of sevens in its stat. You get seven bouncy bullets when you pick up an orb of power. Beh, per pulire è It's got a carino. bunch of sevens in its stat. You get seven bouncy bullets when you pick up an orb of power. Guarda là, eppure c'è pure un bel range, eh? Hai visto quanto arriva lontano? Bungie has a long legacy of loving the number seven, and this felt like the right place for it. Cade has this iconic hand cannon that, in a lot of ways, has become a symbol. We took Ace of Spades and we went, where's the rest of the deck of cards? We had this really cool opportunity to theme all the Pale Heart weapons after different suits. Le armi del pallido cuore sono basate sul mazzo di carte. It has this two-tone feel to it. The opposite side of the gun is the inverse of that idea. They look freaking awesome. It also has like these fantasies of characters that have influenced Cade. These guns are part of his past. E sono basate un po' sulla lore di Cade che richiamano un po' il suo passato. We wanted something that you can't do with any of your other weapons. And we came up with no hesitation. It shoots these harmonic bullets that if you're targeting an enemy, it'll hurt them and burn them. But if you're shooting an ally, it'll heal them. I love this thing. Hai capito? Possiamo curare gli alleati con un'arma. Tipo Lumina. The fuck? These harmonic bullets that if you're targeting an enemy, Ma è un perk, secondo voi, o è proprio una roba intrinseca dell'arma? it'll hurt them and burn them. But if you're shooting an ally, it'll heal them. I love this thing. Oh, I'm so glad. We had to build a lot of the language. O è automatico? Cioè, tipo, capisce da solo se sta sparando a un nemico o un coso. If you're targeting an È il enemy, telaio. it'll hurt them and burn them. Non me lo But ricordavo, if non you're ce l'ho fatto shooting vedere, an non me lo ally, ricordavo. it'll heal them. I love this thing. Oh, I'm so glad. We had to build a lot of the language. And with the new cool little guardian health bars, you can see that. The healing effect on it is very strong. For a while we were. Caruccia sta roba. Possiamo far tankare un compagno di squadra qualche meccanica, tipo. Calling it the Just Don't Die gun. It has its own little energy bar, like the glaive does. And that energy bar is charged by any damage whatsoever. It's like, we know what we did. Carina. Carina sta roba. Ok, Since you are queste returning. invece sono le tre nuove ulti della luce che vedremo.
Turning to the Traveler, we wanted to focus on bringing new supers to the light subclasses. Quindi abbiamo la radianza dello stregone, anzi canto della fiamma, scusate, radianza perché mi ricorda quella di Destiny 1 che assomiglia un pochino. Song of Flame, we wanted to plus up radiance from Destiny 1 and have it be combat focused. Praticamente è come se fosse, almeno da quello che abbiamo già visto, no? La radianza di Destiny 1, dove praticamente noi facciamo la super, abbiamo una granata potenziata e le abilità praticamente a stecca, possiamo fare tutte le abilità con un cooldown molto basso. If you remember Radiance from D1 has fire wings. We kind of ate that visual space with Dawnblade, where you've got these like awesome flame wings. In a split second, if a player sees a character solar with wings, they're going to see that it's Dawnblade. We had to come up with something different. Zach, our VFX artist, came up with the idea of this halo around you, like a medieval painting. L'areola. Questo invece è il mega titano che lancia asce da vuoto. Che, non per dire, ma sembra molto forte. Vero, Zedaraptor? Arsenal is a one-off super that also creates these axes. Coming up with visuals for that axe, it was an interesting challenge. How do we want to root this in Destiny? We took a lot of inspiration from Titan's shield. What would it feel like if the axe was the shield broken up? And when you look at it side by side, you can definitely see that connection between the two. Storm's Edge. We wanted to call back to Arcblade in Destiny 1. Lama d'arco di Destiny 1 per il cacciatore che abbiamo già visto in azione nel PvP, mi sembra. Quando ci hanno fatto vedere qualcosa sul PvP, no? Throwing the dagger and zipping over there, blowing up stuff. How long do you have? Praticamente si tipperà facendo danno ad area nel punto in cui lanciate il coltello. Super. Initially you had a long time. Yeah, 24 seconds. We did not earn any friends in those playtests. No, people were pretty mad. But we toned it down and now you only have 12 seconds and it's a lot more reasonable. 12 secondi. Problem where when I grapple and then you cast blink dagger out of it, I fall to the floor, right? Whereas if I'm in midair and I blink dagger, I should be held in midair, right? And it sucks. So I want to fix it. It's the things like the camera shake, the way the rumble spikes and then falls back off. We need all of our abilities to feel awesome. We want to make it so that the controller melts away. You stop thinking about what do I have to do. And then... Dice che si sono focalizzati molto sulla vibrazione del controller, eh? Paddari. Instead you just inhabit your character and you don't have to think about it. The game just plays. The great thing about Prismatic was every playtest we did, the feedback got better and better. We have gone back and forth on what starter builds that players will get in mission one. Okay, we're gonna start the Titans with... Si parla di prismati che dicono, ci raccontano un po' le scelte che hanno fatto su quali aspetti e frammenti darci all'inizio della campagna. Stringer Slash, their strand aspect, and Knockout. One of the notes we got is players just weren't understanding how those two things comboed in a loop. Well, we're gonna drop Stringer Slash, and instead we're gonna put in Diamond Lance. Now, any ability kill is making your Diamond Lance. Your Knockout Punch, hey, that makes a Diamond Lance. You throw your Diamond Lance at the floor, everything's frozen, now you can punch stuff again and get amplified with Knockout. Once... Okay, quindi diciamo che hanno cercato, almeno all'inizio, durante la prima missione, di mettere le abilità per farci concatenare delle cose, per farci sentire la potenza delle prismatiche. Mentre prima avevano fatto altre scelte, adesso per esempio con il titano hanno deciso di usare il Thunderclap, che però genera la lancia adamantina, che automaticamente vi ridà poi energia del corpo a corpo, eccetera eccetera, così potete cenare le cose. We made that switch, all of a sudden it clicked in players' heads. This loop becomes a lot more clear and players were much more satisfied with their starter loadouts. At the end of the day, like, the chaos is the point. Yeah. If you aren't surprised and delighted in a way that you didn't expect, like... Yeah. Se l'è detto da solo. This strike is probably one of the coolest strikes that we've ever released. L'assalto nuovo di Defiant Shape. Nice. Secondo loro è il miglior assalto che abbiano mai creato. Started my Destiny journey playing Strike. Wow. I really wanted to push the expectations of what a strike could potentially be. This strike, it's sort of a memory out of the Witness's history of its race.
and what its buildings may have looked like in the past. A lot of the inspiration. Oh, guarda che figo sto posto. Bello. Inspiration comes from 30s pulp novels, adventure flicks, uncovering ancient hidden cities that have not seen a living soul in eons. And then subsequently destroying those cities moments later. Imagine you're in a narrow hallway. You need to escape it. Lava is descending. Obstacle is coming out of the walls. You made this slide. Ah, c'è una parte in cui dovremmo scappare con questo soffitto di lava che ci proverà a schiacciare. E nel frattempo siamo anche corrotti, tipo con la roba della corruzione di Riven. Closing door and you're dead. The door just closed right in front of your face, so that happens a lot. Tocca essere veloce, a quanto pare. I have 7 gilded conqueror titles. I want this strike to be the hardest strike. Oh, lei flexa, eh? Lei flexa, ha detto che ha 7 conquistatori dorati. Solo 7. Però dice che sarà un assalto difficile da fare in GM. We ever made. I want people to scream and cry over this strike. Oh no. And just say, how do I complete this strike on Grandmaster difficulty? And I'll be like, yes. That's kind of one of the fun parts. Oh, però sembra grosso, perché già hanno fatto vedere diverse ambientazioni. Per essere un assalto che cambia così tanto environment, sembrava grande. Making a strike. Guarda là. There's so much freedom and creativity to do wild things, and then testing that, it's just a lot of fun, that back and forth. Torniamo dentro Riven? Era Riven? O qualche altro coso? We have a very tight relationship with Test as designer. Cos'era quel software? Penso il loro motore grafico proprietario. Magari è solo una parte dell'assalto in cui siamo. Boh. Allora, si vede in realtà che siamo corrotti a un certo punto, quindi magari riprende qualcosa di Mankara o riprende qualcosa di Riven o non lo so, parte dalla città sognante. Boh, non lo so. We have a very tight relationship with Test as designers, and I couldn't do anything I do gameplay wise without Test there at my side. But as soon as I can get fresh eyes on it, I think that's where it really comes in. We ran a lot of playtests, and every time I would invite people, I'm like, this is final. This is final playtest, but it's never final. We just can't stop. It's really not just one department creating something special. When you see all those things combined and the iteration and the back and forth, and when you get to this end result where una sviolinata per Bungie. Any other way, we hit on something amazing here. La forma ultima, ragazzi, manca sempre meno. Ogni giorno manca un giorno di meno. Pensate un po'. Se la matematica non è un'opinione, manca veramente molto poco. Allora, rispetto a quello di ieri, un po' meno. Nel senso che a livello di... allora, si vede un po' il Vostok... sì, il Vostok, buonanotte. Il Kvostvazov su... come funziona. E rispetto a quello che ci avevano già fatto vedere, sembra leggermente meglio di quello che avevo pensato. Sembra carino. Le armi di Cade le avevamo già un po' viste. Figo sta roba qui di sto telaio che fa danni e cura. Sarà carino da scoprire e vedere quanto tanca. Qua per esempio lui sta tankando i colpi di un Tormentor come se nulla fosse. Quindi sembra essere discreta. Poi ci hanno fatto vedere un pochino le nuove super, ma anche se in realtà le avevamo già viste. Quindi ci hanno spiegato soltanto un po' il pensiero dietro la creazione di queste tre nuove super. Nuove super, scusate, di nuovo. L'introduzione delle prismatiche, la scelta che l'hanno portata a fare su frammenti e nature all'inizio della campagna, e l'assalto nuovo.
che sembra essere interessante, decisamente interessante. Guarda là, cioè, vedi, questa roba qua, ma magari è tipo, perché vedi, le pareti sono, sembrano le pareti di dentro Riven, capito? Però c'è una piramide, magari c'è un, hanno costruito roba piramidale dentro il corpo di un'Ankara. No, non lo so, raga, però sembra sicuramente, cioè la scena finale che abbiamo visto qua è sicuramente parte dell'assalto, questa cosa qui. Sarà l'entrata e poi l'uscita. Sarà l'entrata e poi l'uscita. Bene, bello. Stacce, Zenago. Cura a prescindere, secondo te bisognerà fare delle kill prima. Boh, non lo so, sembra che abbia una sorta di cooldown comunque. Non penso che si possa spammare all'infinito. Allora, qui spara colpi rossi e fa danno. Ah no, ecco qua, vedi. Fateci caso, regà. Il mirino. La parte sotto del mirino, questa qui. Questa mezzaluna sotto. Adesso è carica. Quando spara senza mirare, un po' come illumina sembrerebbe, quella barra lì si scarica. E cura, ovviamente. Vedi, guarda. Però sembrerebbe che non è detto che dobbiamo per forza sparare mirando. Perché vedi che va in automatico? Nel senso che in questa fase qui, tipo adesso quando smira e non prende lui, questi colpi qui sono rossi. Poi ritorna su di lui e i colpi diventano bianchi. Quindi si può sparare in hipfire anche ai nemici. Quindi non è per forza come illumina, no? Che devi sparare per forza senza mirare per lanciare il colpo nobile. Puoi sparare un po' come vuoi. Sì, è vero, la vita del guardiano si vede intorno al 5. Sì. Carino. Just don't die gun. It has its own little energy bar, like the clamp does, and that energy bar is charged by any damage whatsoever. It's like we know what we did. Caruccia sta roba. Molto interessante. Turning to the traveler, we wanted to focus on bringing new supers to the light subclasses. For Song of Flame, we wanted to plus up radiance from Destiny. Però puoi curare solo gli alleati, così diventi un support e basta. Vabbè, magari te ne trovi una con caricatore curativo, sì. Così sei a posto. No? Se ti spari sui piedi, magari ti curi. Oddio, non penso. Twilight Arsenal is a one-off super that also creates these axes. Coming up with visuals for that axe, it was an interesting challenge. How do we want to root this in Destiny? We took a lot of inspiration from Titan's shield. What would it feel like if the axe was the shield broken up? And when you look at it side by side, you can definitely see that connection between the two. Storm's Edge. Lascia uno scudo rotto. Throwing the dagger and zipping over there, blown up stuff. How long do you have in the super?
initially you had a long time. You had 24 seconds. We did not earn any friends in those playtests. No, people were pretty mad. But we toned it down, and now you only have 12 seconds, and it's a lot more reasonable. We found a problem where when I grapple and then you cast Blink Dagger out of it, I fall to the floor, right? Whereas if I'm in midair and I Blink Dagger, I should be held in midair, right? And it sucks. So I want to fix it. It's the things like the camera shake, the way the rumble spikes and then falls back off. We need all of our abilities to feel. Hanno parlato del controller. Make it so that the controller melts away. You stop thinking about what do I have to do, and instead you just inhabit your character and you don't have to think about it. The game just plays. The great thing about il controller. Every playtest we did, the feedback got better and better. We have gone back and forth on what starter builds that players will get in mission one. Okay, we're going to start the Titans with Stringer's Lash, their strand aspect, and Knockout. One of the notes we got is players just weren't understanding how those two things comboed in a loop. Well, we're going to drop Stringer's Lash, and instead we're going to put in Diamond Lance. Now, any ability kill is making your Diamond Lance. Your Knockout Punch. Hey, that makes prismatiche saranno fighe, raga. Molto fighe, secondo me. Now you can punch stuff again and get amplified with Knockout. Once we made that switch, all of a sudden it clicked in players' heads. This loop becomes a lot more. Non si sparerà più con le armi. More satisfying if they're starting to load out. At the end of the day, like, the chaos is the point. Yeah. If you aren't surprised and delighted in a way that you didn't expect, like. Yeah. This strike is one of the coolest strikes that we've ever released. I started my Destiny journey playing strikes. I really wanted to push the expectations of what a strike could potentially be. This strike, it's sort of a memory out of the Witness's history of its race and what its buildings may have looked like in the past. A lot of the inspiration comes from 30s pulp novels, adventure flicks, uncovering ancient hidden cities that have not seen a living soul in eons. And then subsequently destroying those cities moments later. Nell'assalto si vede che il boss è quello Tormentor Cicciotto. In a narrow hallway, you need to escape it. Lava is descending. Obstacle is coming out of the wall. Quello dell'inizio, all'inizio si vede. Eccolo. Nezarek, il fratello di Nezarek. Strike is probably one of the coolest strikes that we've ever released. Nice things, and then testing that, it's just a lot of fun, that back and forth. We have a very tight relationship with Testus. Every time I would final. Bene, amici. Can't stop. It's really not just one department creating something special. When you see all those things combined in the termina, mancara, rubiamo le ovaie di Riven, ma che cazzo sta da dire?